200 posti letto, 900 tra medici, infermieri e tecnici, è la più grande terapia intensiva d'Italia. Realizzata a tempi record da 1.500 lavoratori, è pronta per ospitare i primi pazienti. La struttura sanitaria, allestita in Fiera Milano City, molto più di un ospedale da campo, ma un hub della rianimazione con tanto di sala operatoria, TAC, radiologia, sala relax per personale sanitario. Quella di oggi non è stata un'inaugurazione, hanno voluto precisare dalla Fondazione Fiera, ma piuttosto un momento di lavoro. Abbiamo fatto in 10 giorni quello che in maniera ordinaria si fa in qualche anno, e questo sicuramente ne possiamo essere orgogliosi, ma ne sono orgoglioso per tutte le persone che hanno lavorato. La struttura è stata assegnata al Policlinico e già da domenica dovrebbe vedere entrare i primi pazienti Covid-19. Si parte con 24 posti letto, che diventeranno 53 nel primo blocco, e nelle fasi successive a questo numero si aggiungeranno altri 104 posti e infine 48. I pazienti che verranno ricoverati all'interno di questa struttura lo faranno sulla base delle scelte poste in essere dal coordinamento regionale, appunto, dell'unità di crisi, che si occupa di destinare già dall'inizio di queste emergenze i pazienti che hanno necessità, appunto, di assistenza e terapia intensiva. L'ospedale come simbolo di questa battaglia, punto di riferimento per tutto il paese. Qui è stato realizzato un ospedale di altissima qualità, di altissima tecnologia, un ospedale che, secondo il mio parere, potrà diventare un punto di riferimento per la rianimazione di tutto il nostro paese. Guido Bertolaso, chiamato per questa missione e contagiato dalla malattia, ha voluto lasciare un messaggio. Dobbiamo ancora lottare, dobbiamo farlo tutti, da italiani.